Poi c'è dato un nuovo contatto il discorso tu. Ajuda. Eu tô usando a da Da câmera? webcam, É, tá bom. Pelo menos vai dar pra ver alguma coisa, né? Pode continuar. Ah, vai bem, ok. Tá, voltando aqui no YouTube. Aconteceu, a gente tinha acabado de testar. Tinha, Tinha então. acabado de testar, mas tá bom, acontece. Seguiamo con la nostra lezione, no? Seguiamo con la nostra lezione. Vamo voltare aqui então, relembrando. Usiamo il presente allora per le azioni che succedono in questo momento. Con as palavrinhas como, con parole come oggi, in questo momento, in questo periodo. Per esempio, posso dire che Lucia ha caldo, vuole dire in questo momento. E in questo momento sono le 5 in Italia, sarebbe un esempio, seria un esempio, dire che agora sono 5 ore in Italia, então, nesse momento. Quando io dico che Lucia ha caldo, eu estou dizendo che ela está com calor, in questo momento, che ela tem calor, che ela sente calor. Vedi che sto parlando sempre del momento presente, va bene? Lembrando che sto parlando sempre di un momento presente in cui sto parlando. Allora, un secondo caso, il secondo caso, un secondo caso nel quale utilizzo sempre il presente, è un secondo caso per cui vou usare il presente. Sarà per indicare le abitudini. Allora utilizzo il presente per indicare le mie abitudini. Che cosa è un'abitudine? Bella, bello, che è abitudine? Então, primeiro, attenzione alla pronuncia dessa palavrina, né? Então, non è abitudini, non è abitudini, è abitudini. Ali è il plurale di abitudine. Abitudine. È una cosa che si fa sempre e sempre, e che si fa repetidas vezes. È un'abitudine. Non confondere abitudine con abito. Abito in italiano è come un vestito, no? Então, abito in italiano è una roupa. Abitudine è então l'abito realmente, né? Allora, le cose che io faccio ogni giorno, as coisas che io faccio todos os dias, sono quelle con le quali utilizzo il presente, con espressioni come ogni giorno significa tutti i giorni, tutti i sabati, per indicare che è sempre frequente, então ele sta indicando che è sempre frequente, di sera, questo è il periodo, então ali da noite, il lunedì,
Que é per dire que sempre tutti lunedì, sempre toda segunda-feira, allora, é uma coisa que faccio. Ou seja, é uma abitudine. Ciao Anna, ciao Vitor, appena entrati. Ciao Lucio, Lucio in verità, Mari. Allora, altri esempi, vediamo qua altri esempi. Lembrando que a apresentação no Instagram, para quem quiser acompanhar e ir anotando, va bene? Ciao Jacira. Allora, vamos ver alguns hábitos aqui que a gente pode fazer todos os dias. Por exemplo, uma persona que estuda all'università ogni giorno, alguém que estuda todos os dias, né? Faz faculdade todos os dias. Ogni mattina vado all'università in treno. In treno è só um outro detalhe, né? Ma ogni mattina vado all'università. Então tá dizendo o quê? Que eu vou à faculdade ou à universidade e é um hábito. Então eu uso o presente para dizer que isso acontece sempre. Questo está sempre succedendo. Um secondo caso. Tutti gli anni festeggiamo il Natale in famiglia. Então, eu estou vendo o quê? Uma expressãozinha que já me indica que tem uma frequência. Qual é essa expressãozinha? Tutti gli anni. Tutti gli anni. Me indica que essa coisa se repete. Então, eu digo que noi festeggiamo il Natale in famiglia. Então, vocês já estão conseguindo pegar aí, né? Então, são coisas que estão acontecendo nesse momento, que estão acontecendo agora, no momento presente. Per le abitudini, então também para os hábitos, como por exemplo, il lunedì lei mangia sempre gli gnocchi. Então eu estou dizendo que sempre que è segunda-feira, sempre tutti i lunedì, lui, questo signore, mangia sempre gli gnocchi. Va bene? Capito? Andiamo al terzo contesto. Vamos ver qual que è o terzo contesto. Ciao ragazzi, quem tá entrando aí no Instagram, lembrando que a apresentação no YouTube com os exemplos, vocês podem anotar, colocar as dúvidas. Ai, que bom que agora tá funcionando, ragazzi. Não deve ser o melhor dos áudios, não, porque esse é o áudio da câmera, mas vamos ver como que eu vou resolver essa coisa aí do microfone para nossa próxima live. Va bene? Terzo caso. Che nel quale possiamo usare il presente dell'italiano. Ciao Bete, ciao, buonasera. Usiamo nel terzo caso per esprimere verità assolute che sono valide per tutti. Bella, che cosa vuole dire una verità assoluta? Una verità è il contrario di una bugia, no? Pinocchio diceva bugia e il suo diceva molte bugie, il suo naso cresceva. Il contrario della bugia è la verità. Verità, essere sincero, essere onesto, questa è la verità. Cos'è una verità assoluta? Assoluta è che è 100%, è 100%. È valide per, sono valide per tutti. Vão ser verdades válidas para todos, para tudo, não tem questionamento. Por exemplo, la terra ruota intorno il sole. Então, isso é uma verdade absoluta, é um fato científico. La terra ruota intorno al sole. Então, ela faz-se o quê? Ruota, ela gira. È il mio presente. Perché utilizzo il presente, non il passato e non il futuro? Perché succede, è una verità assoluta, sta acontecendo il tempo intero, né? Poi, un secondo esempio. Febbraio, che cos'è febbraio? Febbraio è uno dei mesi dell'anno, è uno dei mesi do anno, né? Febbraio è il mese più corto dell'anno, è il mese più corto. Questa è una verità assoluta, non si può fare, ah no, io acho che febbraio
Fevereiro, na verdade, é o mês mais comprido. Não tem como, não é vero. Ah, 28 giorni e punto basta. Allora, per questo siamo il presente, perché è una verità assoluta. Dire che in inverno è una cosa vera, ha senso, no? Che sia inverno, si faccia freddo, sia inverno, va a fare frio. Prossimo contesto, allora ricordiamo, il primo è stato cose in questo momento, il secondo per cose che faccio ogni giorno, le mie abitudini, plus meus habitus, terzo caso per parlare di verità assolute e il mio quarto caso. Ragazzi, questo è uno dei quali diciamo stupisce di più. E se è un che mai, dos que mais, as pessoas acham estranhos e interessantes. Que é que possiamo usare il presente anche per parlare del futuro. Isso eu já falei com os meus alunos aqui do curso, que porque o presente ele indica algo que é um fato, né? A gente acabou de ver, é verità assoluta. Então, quando a gente usa o presente para falar de uma coisa do futuro, vuole dire che siamo sicuri di quel fatto, se a gente está seguro daquela coisa. Allora, possiamo usare propriamente il presente per parlare di futuro, un futuro molto vicino, e questo succede soprattutto nel parlato. Isso acontece mais quando os italianos estão falando do que na escrita, né? Você não vai ver tanto assim nos livros, diciamo. E come eu vou saber? Não está falando do momento de agora, que ele está falando do futuro. Le espressioni, ci saranno molte espressioni, utile, moltissimo utile, che ci aiuteranno. Aqui são algumas expressões que vão indicar pra gente que eu tô falando, na verdade, no futuro e não no presente. Per esempio, domani, ripetete sempre a casa, no? Per fare la pratica della pronuncia. Domani, domani sarà venerdì o domani è venerdì con il presente. Então, amanhã è sesta. Oggi è giovedì. Oggi è giovedì, oggi è quinta-feira. Domani è venerdì, amanhã è sesta. Allora, parole come stasera, para indicar que hoje à noite ainda, com a ideia de que vai acontecer no futuro bem pertinho, stasera, essa noite mesmo. E eu poderia dizer também stamattina, para indicar que hoje de manhã, più tardi, tra 2 giorni, tra 3 giorni, tra 4 giorni, che è per dire che in alguns dias, né? O dopodomani, che è il dia che vem dopodomani, vem depois de amanhã, né? Il dopodomani. Então, allora, posso dire, per esempio, usare il presente per parlare del futuro, come domani pomeriggio vado da Anna. Vado da Anna. Anna, la mia amica, questo da vuole dire che io vado a casa sua. Então, esse da indica che io sto indo visitare a Anna. E come eu sei che non è presente, Bella? Perché tá scritto che domani. Domani pomeriggio vado da Anna. Io utilizzo il presente. Ah, Bella, eu poderia usare o futuro? Poderia dire, per esempio, che andrò da Anna? Sì, tranquillo, non c'è problema. Non tem problema usare o futuro. Sì, puoi usare. Ma è comune usare il presente. È ben comune, principalmente na fala, che os italianos usino il presente in questo caso. Tra 2 giorni partiamo per il Brasile. O stasera io e Gianluca ci prendiamo una birra. Anche questo per indicare un futuro prossimo. Todos esses indicando un futuro que está para acontecer, né? È quasi un futuro, è quasi un presente già. Allora, esse que è ainda più strano, diciamo, esse che è o mais estranho ainda. Quando usiamo il presente al posto del passato per raccontare una storia, per indicare tanto antico. Muitas vezes quando a gente usa o presente para falar do passato,
Eu tô querendo dizer só que aquele passado não está tão longe assim. Por exemplo, la Seconda Guerra Mondiale termina nel 1945. Termina nel 1945. 1945 non è tanto lontano nel tempo, non sta tão longe no tempo. E è un fatto também, né? Termina nel 1945. Attenzione alla pronuncia, si dice termina come in portoghese, si dice termina. Ciao Iris, buonasera, tutto a posto? Si dice termina, sto parlando che pessoal da pronuncia do termina. Termina. E no YouTube tem a apresentação acontecendo. Pessoal, no YouTube, tá tudo certinho? Tá com problema no áudio? Tá tudo funcionando? Espero de si. Ó, quem tá aqui no YouTube já clica em gostei também. Abbiamo qua Aline, il Vitor, Isinia, buonasera ragazzi. Vitor, hai ragione. Il presente non funziona per un certo gruppo di persone, diciamo. Allora, un altro esempio del futuro, parlando del passato, Dante Alighieri. Nasce a Firenze, então è un fatto storico também, né? Ma muore a Ravenna. Ma è bello, eu non posso usare o passato, puoi usare il passato, va bene? Che eu quero falar aqui para vocês, ragazzi? Por que que eu trago essas formas diferentes de você ver o presente? Para sair da sua cabeça que o presente você só usa para falar das coisas agora. Não. L'italiano parlato è molto diverso dell'italiano della grammatica. O italiano falado è molto differente do che você vê lì scrittino na grammatica, né? Então a regra grammaticale nem sempre vai refletir quello che diciamo, la popolazione veramente parla, aquilo che o povo fala realmente, né? Un altro esempio, posso dire che Firenze è capitale del Regno d'Italia dal 1865 al 1871. È una cosa in passato, un fatto storico, e diciamo vero, no? Firenze è capitale. Bello, posso usare il passato? Posso usare il passato, non c'è problema, ma puoi usare anche questo presente, va bene? Buonasera Cris, oggi fa bel tempo da noi, oggi fa bel tempo, non troppo caldo, non troppo freddo, molto tranquillo. E da te, fa bel tempo? Allora, per esprimere azioni cominciate nel passato, ma anche che continuano nel presente, usiamo il presente anche, ovviamente, in questo caso. Vediamo, a Dina pediu para eu mandar um beijo. Manda um beijo para Vitória que mora em Juiz de Fora, amiga da minha filha. Oh, que lindinha! Um bacione, Vi! Um bacio! Bacio, que em italiano significa beijo, então um beijão. A Dina é maravilhosa, não? A Dina é minha aluna e eu, fofinha. Um bacio anche a te, Dina. Um beijo para você também, né? Allora. Tornando, seguendo qua con gli esempi, per esprimere azioni cominciate nel passato, ma che continuano nel presente, começaram no passato e continuano no presente. Luca lavora, então ele está trabalhando in quell'azienda da 5 anni. Então, olha ali a minha expressão, da 5 anni, mi dice che 5 anni fa. Lui ha iniziato il suo lavoro, então 5 anos atrás ele começou o trabalho in quell'azienda. Tem conteúdo aqui na página sobre isso. Azienda significa empresa, é um sinônimo per ditta. E fino ad oggi lavora lì. Então até hoje ele trabalha lá. Começou 5 anos atrás, ma fino ad oggi lui lavora lì. Sono da due. No. Sono 2 anni che studia l'inglese. Stavo valendo l'esempio errato. Sono 2 anni che studia l'inglese.
Então, significa o quê? Que 2 anos atrás, essa pessoa começou a estudar inglês e fino ad oggi studia l'inglese. Allora, è una cosa iniziata in passato e che continua in presente. Então, começou no passato, ma continua nel presente. Va bene? Allora, passiamo a vedere un po' la forma, no? Então, a gente viu alguns, a maior. A gente viu os casos nos quais a gente pode usar o presente, não? Mas, sapete que é muito importante saber anche la forma. Perché? Com la forma, sabendo como fazer para formar as conjugações, é muito mais fácil quando você conhece um verbinho novo no italiano, principalmente para você que está no início, que é iniciante. Quando você conhece um verbo novo, fica muito mais fácil para você aprender a conjugá-lo ali. Tá bem? Ciao Ani, buonasera, boa noite. Allora, vediamo un po', vamos começar com dois, iniziamo com dois verbos que sono irregolari. São dois verbos que eles são irregulares, eles não seguem a regrinha que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eles são os verbos mais importantes, porque eles são os mais usados no italiano no dia a dia. É o verbo essere e o verbo avere. Il verbo essere al presente, come funziona para dizer que eu sou? Posso dizer que io sono. Eu sou ou eu estou. Io sono Isabella. Io sono in Brasile. Então, eu sou Isabella e estou no Brasil. Tu sei. Agora eu estou falando de você. Sempre informale. Tu sei. Ma se io sto parlando di lui, per esempio, di Paolo, então eu vou dizer che lui è, ele è. Ma se sto parlando di Maria, dico che lei è brasiliana, lui è in Brasile, ele sta no Brasil. Noi siamo, per indicare che nós somos, noi siamo amici, noi siamo professori, per esempio, per dire che noi somos, e voi siete, per indicare il plurale. E loro sono, come nell'esempio, loro sono Francesca e Giorgia, le mie amiche. Então, aqui è per dire un fatto vero, né? Elas sono Francesca e Giorgia. Non tem come, niente cambia questa cosa. E quem elas sono? Poi il secondo è il verbo avere. Come faccio ad utilizzare il verbo avere? Io dico che io ho, più aperto, va bene? Nessuno o, non si dice o in italiano, si dice o. Io ho due gatti, tu hai un bel cane. Il verbo avere che indica posse. Il verbo avere va a indicare che ha posse. Lui ha una bella casa, lei ha una bella famiglia, noi abbiamo un bel lavoro, voi avete belli amici, loro hanno due figli. Tanti esempi possiamo creare con avere, no? Come per esempio questo di Carlo, che Carlo ha 35 anni, che usiamo per indicare tanto la età, a gente usa também per indicare a idade, mentre tu hai 45 anni. Tu hai come Chris, a messo, brava Chris, perfetto. Ricordiamo qua, lembrando aqui, ricordiamoci che quelli verbi essere e avere non sono verbi regolari, loro non seguono una regola, eles non seguem una regola per essere informati. Però esiste una regola per grande parte dei verbi in italiano. Qual è? I verbi che finiscono in are saranno sempre in no per la prima persona, in ni per tu, in a per terza persona, lui e lei, e iniamo per noi. Ate per voi e ano per loro, stessa cosa con nere.
O per la prima persona, I per la seconda, ma la terza persona cambia. Di A abbiamo adesso è. Noi sempre iamo, voiete, loro ono. E i verbi nire, ragazzi, loro sono molto particolari. Loro sono molto particolari. Perché che eles são particulares? Porque os verbos em ire em italiano, eles têm duas terminações. Eles podem ter duas terminações. Possono avere. Alcuni verbi avranno un tipo di terminazione semplice, un tipo mais simples come aquele que a gente viu. Per esempio, o verbo come partire. Io parto, tu parti. Lui e lei parte, noi partiamo, voi partite e loro partono. Però esiste un'altra classe di verbi inire. Buonasera, zio. Ah, meu tio, acabou de entrar. Ah, tio Arthur. Um beijo, padrinho. Buonasera. Ah, grazie, Dina. Che bonitinha, Dina, un elogio. Carinissima, grazie mille. Buonasera a todo mundo que tá entrando aí, ó. O YouTube tá com a apresentação acontecendo, tá? Para vocês poderem acompanhar e anotar. Alcuni verbi inire, allora, vão ter uma terminaçãozinha com isk, ragazzi. A gente não vai poder terminar só com o, i, e. A gente vai ter que colocar um isk ali no meio, para ele poder ficar mais completo, né? Olha só o verbo finire. Imagina só, imagina se eu dissesse io fino. Io fino non suona bene. Cosa faccio? Io finisco. Aí eu coloco um isk, porque aí vai soar muito mais bonito. Io finisco, tu finisci, lui o lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Vocês conseguem pensar qual outro verbo enire termina como finire? Vocês sabem? Vi ricordate qual outro verbo também a gente tem que colocar o isk? Sapete? Buonasera, Breno! Breno também foi meu aluno, mas foi meu aluno de inglês. Tutto a posto? Tudo bem? Allora, pessoal aqui no YouTube, vediamo. Um verbo come finire, che termina com isk, seria um muito famoso que todo mundo usa para falar capisci. Qual è il verbo? Il verbo capire, capire, no? Che è il verbo capire? Che significa entender. Então eu vou dizer, por exemplo, che para dizer que eu entendo, eu digo che io capisco, ma tu capisci, tu capisci, ou seja, você entende, ou lui o lei capisce. Ou ele ou ela entende, entende, entende. Noi capiamo, para dizer que nós entendemos, voi capite, loro capiscono. E lì abbiamo um quadro come se formam i verbi come partire, come finire, um po' um paragone, não? Ali a gente tem uma comparação mais clara para vocês verem. Eu parto. Mas não é io fino, é io parto e io finisco. Allora, raga, una piccola attività. Facciamo qua insieme. Vamos fazer essa daqui juntos. Leggiamo le frasi, coniuga con i verbi in parentesi. Vamos ver se vocês conseguem pescar aqui alguns verbos. E é bom que a gente já vai ver até alguns que são irregulares. Perché é interessante vedere i verbi irregulares? Alguns verbos, eles não têm uma regra, né? Eles não seguem essa regra de o, i, e, a, iamo, não sempre. É, e de iamo sim. Mas alguns verbinhos, eles mudam quando a gente vai utilizá-los em italiano, não? São os verbos que a gente chama de irregulares. E aqui na atividade a gente tem alguns. Será que a gente consegue completar? Per dire che salve ragazzi, quando io sto parlando con voi, salve ragazzi, che cosa? Il verbo è bere. Come coniugo bere per voi? Para dizer che vocês bebem alguma coisa. Come eu vou dizer?
para dizer assim: ah, e vocês, o que vocês vão beber? Que cosa bevete? Que cosa bevete? O que vocês bebem? Que cosa bevete? Que cosa bevete? Pessoal que tá aqui no YouTube, já clica em gostei aí no vídeo aí para chegar em mais pessoas. E vocês vão completando aí as atividades, eu vou dar a resposta, mas é para vocês conferirem direitinho, para tentar fazer mesmo, hein? Ó, próxima, la seconda, que cosa dice? Marco, sto parlando di lui, agora sto falando dele. Marco, 3 volte alla settimana con la sua ragazza. Come eu digo que o Marco vai sair com, ou sai com a namorada dele 3 vezes por semana? Eu digo que Marco, para dizer que ele sai, como eu digo? Digo que Marco esce. Marco esce. É anche um verbo irregolare. Então ele não vai ser que lui us. Nossa, eu não consigo nem pensar como seria usse, usce em italiano. Não ia funcionar. É um verbo que muda sempre quando a gente conjuga ele no presente. Sabe a tecla ESC do seu computador? Você usa ela para quê? Para sair das páginas, né? Então é só lembrar que io esco é porque eu saio. Tu esci, você sai. E lui o lei esce. Allora, Marco esce. O Marco sai. Marco esce 3 volte alla settimana con la sua ragazza. E nell'esempio numero 3, non dare mai troppa confidenza alle persone che conosco da poco. Pra dizer que eu não dou muita confiança aí para as pessoas que eu conheço há pouco tempo. Como que eu digo? Que eu não dou muita confiança. Como se diz aí em italiano? Buonasera, Olivo. Buonasera, Rafa. Un abbraccio. E allora, come io dico che io non do muita confiança? Non do troppa confidenza. Come si dice? Pra dizer, então, eu digo que eu não dou. Não dou muita confiança. Ah, Aline acertou ali. Bravíssima, Aline. Io non do, io non do, non do. Il verbo dare, io non do troppa confidenza alle persone che conosco da poco. Nel numero 4, sto parlando di tu a casa con i bambini. Quero sapere se você fica in casa con as crianças. Tu a casa con i bambini è, come ho detto, rimanere che significa permanere o ficarne. Come dico allora? Tu rimani. Rimani a casa. Rimani a casa. A gente viu che i verbi in zenere muitas vezes vão terminar com i, simplesmente, né? Ou para tu, né? No caso, vão terminar com i. Tu rimani. Esatto. La numero 5. Mia figlia non. Papà, ma le bugie. Pra dire che mia figlia non diz mentiras. Come dico? Mia figlia non dice. La mia amica non dice. O la mia figlia non dice. Dice è também un verbosinho che fica irregolare, né? Io non dico io dirò. O tu diri, dire. No, mia figlia dice, non dice. Mai le bugie. Bugie è una parolina che abbiamo visto. A gente viu che il Pinocchio dice bugie. Pinocchio fala o che? Muitas mentiras. Pinocchio parla, dice molte bugie. E nella numero 6, venire anche noi, agora sto parlando di noi, alla conferenza di lunedì. Per voi è un problema, sto dicendo che nós vamos também. Ali para a conferência que vai ter, né? Ou para apresentação, para palestra que vai ter segunda-feira. Como eu digo que nós iremos também, nós viremos. Fammi vedere. Ah, Aline acertou ali, o rimane. Paulo, bravíssimo, dice. Ah, o Paulo usou a expressão perfeita. Paulo, perfeito. Io non mi fido. Non mi fido, não confio, não dou confiança. Ma per la ultima diciamo che veniamo, veniamo.
Veniamo anche noi alla conferenza di lunedì. Per voi è un problema. Allora, sto dicendo, olha só, esse é um presente indicativo de futuro. Veniamo anche noi alla conferenza di lunedì. Per voi è un problema. Allora, ragazzi, cosa voglio dire? Nella nostra prossima lezione, la nostra prossima, la settimana che vem, a gente vai ter uma lezione, abbiamo uma lezione sul passato prossimo. A nossa aula da semana que vem é sobre o passato próximo, no mesmo horário, no mesmo canal, na mesma página, se Deus quiser com um microfonezinho funcionando. Então, ó, já se preparem, marquem na agenda e qualquer dúvida já sabe, podem me perguntar. Allora, vi lascio un bacione e ci vediamo di nuovo la settimana prossima. Ciao!